Viaggiare nel tempo è sempre stato il sogno dell'uomo. In passato forse qualcuno è riuscito a leggere nel futuro. Quante volte le profezie hanno anticipato gli eventi e quante volte invece hanno miseramente fallito. Quello che vedrete sarà come un film, ma con una sola differenza. Sarà tutto vero e succederà a Voyager. Buonasera e benvenuti a Vincenze, uno spettacolo che parla dei più grandi fenomeni del nostro pianeta. Stasera parleremo del fenomeno naturale più importante, ovvero Vincenzo. Chi è Vincenzo e soprattutto perché è con noi? Stasera risponderemo a questa e a molte altre domande. Soprattutto, dove è nato Vincenzo? Da dove proviene la sua stirpe? Si pensa che provenga dall'età della pietra, dove i nostri antenati combattevano per la sopravvivenza delle proprie orecchie. Infatti, Vincenzo idolatrava tali strumenti. Infatti, abbiamo ritrovato delle pitture rupestri scandalose sulle pareti di una grotta che immortalavano le orecchiette di un antenato del nostro inviato che ha studiato ciò, ovvero Francesco Valgrane. A te, Francesco! Grazie di arrivi Antonio, ci troviamo qui nella grotta di Betlemme, dove si pensa 5.000 anni fa siano costruiti degli esemplari di Vincenzus Carbonis. Infatti una prova inconfondibile del loro segno, della loro traccia in questo legno scolpito di mio antenato. Guarda la perfezione, l'incisione di un minimo dettaglio di questa parte del corpo, si vede che anche a quei tempi c'era un amore profondo. Ma ora per capire bene se è una loro prova o no, lo esporteremo grazie a dei perfetti lavori e vedremo se è un loro pezzo o no. A te la linea Antonio. Sì Francesco, e mentre noi aspettiamo le operazioni di restauro tenute dai nostri grandi esperti, passiamo al prossimo servizio. Si dice che il nostro Vincenzo abbia tenuto una grandissima carriera da giustiziere mascherato, in particolare in Norvegia e in Nuova Zelanda era noto come il famoso rovinatore di chiappette sinistre. Questa è la sua foto dell'epoca. La foto ritagliata. Abbiamo scoperto la sua identità segreta grazie a una testimonianza. Il nostro informatore preferisce rimanere anonimo, però ci dirà tutto, ma perché lui ha visto tutto. Prego, servizio. Ok, grazie Antonio per la linea. Diamo il buonasera al nostro ospite che ha chiesto l'anonimato. Ma lei che cosa ha visto? Sì, io ho visto tutto, grazie per avermi invitato, e io sono stato una vittima, mi ricordo quando ero nella città della Nuova Zelanda che Vincenzo mi rapì, è stata una cosa davvero molto brutta, un'esperienza che non auguro a nessuno. E come mai sta la sua identità? Perché appunto lui mi ha rapito e l'ho visto dritto negli occhi. E lui mi ha fatto delle cose davvero molto brutte, infatti ne porto ancora i segni. E possiamo vedere di questi segni? Ho portato una fotografia in redazione. Vediamo questa fotografia, Taylor. Ecco, vedete, specialmente le chiappette sinistre sono molto rovinate. Ok, mi giunge dalla regia che Francesco ha finito con il suo pezzo di doccia e possiamo tornare al servizio precedente. Sì Fabio, abbiamo finalmente esportato l'incisione dalla grotta di Betlemme, è ora la faremo esaminare dall'archeologo Mario. Sì, buonasera, grazie Francesco, grazie a tutti per questa linea. Possiamo constatare che questa è una grande scoperta.
scoperta, si vede appunto che ha rivoluzionato il mondo della scienza e il mondo dell'umanità. Sia come è stata disegnata appunto da effetti, come si può notare, proprio vincenziferi, poiché si è anche utilizzato lo strumento, il carbone, specialmente in questa parte, le insenature e tutte le incisioni che si portano all'interno di questa scultura assomigliano molto all'orecchio umano, cosa molto difficile da capire. Sì, infatti Mario, possiamo notare che solo Vincenzo potrebbe conoscere così bene la forma dell'orecchio, quindi deve essere per forza stato un suo antenato. Prego Mario, scusa per l'interruzione. Infatti, oltre, grazie Antonio, non ti preoccupare, ma anche oltre a questi evidenti e specifici particolari da cui si può notare, c'è anche una grande incisione scritta appunto che a fare questa scultura lupestre sono stati i miei antenati progenitori. Vai Vincenzo, a te la linea, grazie di tutto Antonio, ciao. Sì, e dopo questa prova schiacciante che Vincenzo abbia influenzato così tanto la storia dell'arte e dell'umanità, passiamo alla storia di Vincenzo moderna. Infatti Vincenzo ha subito varie trasformazioni nella nostra storia. Abbiamo una carrellata di filmati originalissimi in cui possiamo vedere le sue migliori performance. Passiamo a questi video che non prevedono ulteriore presentazione. Prego, regia. Posso scrivere? È più intelligente una carota di 23 centimetri o una NAS viola? Per informazione, questo rappresenta un piccione. Che cazzo di amici che te? Andiamo, non ci sta Francesco. Ah, perché? Perché è questo che ho dato di Francesco. È normale, sta sotto 16 metri di sabbia a leggere la Bibbia. Ma che cazzo? Oh, ma che sta? Lì sto leggendo la Bibbia, capito? Ah, oh. Oh, basta! Finalmente noi della redazione Vincenzer abbiamo capito come Vincenzo è arrivato ad essere quello che conosciamo oggi. E ora tutti noi vogliamo dirgli una cosa.